Già nel 2006 avevamo affrontato con un focus ristretto la questione dei lavoratori in nero e delle persone sfruttate sui luoghi di lavoro e che poi proseguita in un lavoro che ha allargato sempre più il cerchio per arrivare a mettere attorno al tavolo diversi attori sia istituzionali che del privato sociale che a diverso titolo incontrano vittime o potenziali vittime di sfruttamento sul luogo di lavoro. Oggi siamo arrivati alla firma di questo protocollo che prevede come peculiarità il fatto che ogni ente dovrà definire un referente su questo tema che sarà l'interlocutore e ci sarà poi un gruppo di lavoro ristretto che avrà un po' il compito di stimolare il lavoro di tutti gli altri enti, di tirare le fila e di concentrarsi su lo sfruttamento e in particolare sull'emersione dello sfruttamento, del grave sfruttamento sui luoghi di lavoro e soprattutto sull'aiuto alle vittime. Questo progetto che già come ha rappresentato Don Luigi Ciotti ha un inizio, inizia 2 anni fa da parte del gruppo Abele e delle associazioni che si sono occupate del fenomeno. Penso che la multidisciplinarietà sia fondamentale per consentire ad un fenomeno così, abbiamo visto, molto particolare, molto complicato nella sua gestione, nella sua comprensione, di venire fuori. L'importanza del protocollo è a questo punto fondamentale. Noi alla Questura di Torino abbiamo ricevuto un'unica segnalazione per quanto riguarda questo settore. Ora, questo non vuol dire evidentemente che il problema non ci sia, perché non siamo così ingenui da pensare che il problema non riguardi la nostra regione. Vuol dire semplicemente che le vittime di queste situazioni probabilmente non hanno l'informazione corretta, non sono consapevoli degli strumenti che la legge mette a loro disposizione. È chiaro che la ratio di questa norma è quello di far emergere tutto un mondo che a questo punto rimane ed è tuttora sommerso. Il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo è un fenomeno vastissimo che sta interessando l'Europa in maniera estremamente pesante ed è molto variegato, va da forme pesantissime che equivalgono alla riduzione in schiavitù ad altre meno gravi ma non per questo meno illegali. La ragione del protocollo nasce proprio dal fatto di unire le forze con istituzioni ma anche e soprattutto col sociale che dovrà spingere non solo nel monitoraggio del fenomeno ma nel far emergere situazioni di questo tipo dando voce alla vittima, quindi di una presa di coscienza, di una informazione, fare in modo che la vittima sappia almeno quantomeno i propri diritti e poi cerchi e darle la possibilità di farla valere. L'importanza anche dal fatto che può servire anche come, non dico come esempio, ma come percorso, come inizio di percorso rispetto ad altre situazioni analoghe che stanno martoriando il nostro territorio italiano e teniamo conto che di molte non vi è coscienza e conoscenza che sono trasversali, non riguardano solo l'agricoltura ma riguardano anche altri settori come l'edilizia, come la logistica e come anche quel mondo un po' misterioso e poco toccato che è il lavoro domestico.